Benvenuti alla terza edizione del TG6 che apriamo parlando di inquinamento del fiume. Questa mattina la Procura di Pescara ha sequestrato due impianti di depurazione a Manoppello e Letto Manoppello, uno scarico fognario a Tocco da Casaure. Uno dei due depuratori era stato già oggetto di un provvedimento di sequestro nel 2011 quando la sua gestione era ancora di competenza del comune di Manoppello. Si tratta infatti, commenta l'ACA in una nota, di problemi strutturali degli impianti originari a causa delle condizioni di scarsa efficienza dei due impianti. L'ACA SPA già dal mese di aprile 2015, afferma l'azienda in una nota, ha avviato le procedure di affidamento per l'adeguamento del depuratore di Manoppello e per la dismissione dell'impianto di Letto Manoppello. L'impresa esecutrice è stata selezionata e sono in corso i termini di legge per la stipula del contratto. L'intervento della Procura consente ora l'attivazione di una procedura d'urgenza per fornire un'immediata e definitiva soluzione ai problemi dei due impianti. Nell'ambito della procedura giudiziaria sono state ipotizzate responsabilità a carico dei dirigenti delle strutture tecniche dell'ACA, l'ingegner Lorenzo Livello e Bartolomeo Di Giovanni, che si sono immediatamente messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza determinata dal blocco degli impianti. L'ACA fa sapere infine sta definendo un cronoprogramma di interventi che sarà attuato nei termini concessi dall'autorità giudiziaria e concordato con i custodi giudiziari. Ora invece andiamo a Lanciano, bottino grosso per i rapinatori che sono entrati in azione nell'ufficio postale di via Sigismondi. Due malviventi a volto coperto hanno portato via 20.000 euro il servizio. È di 20.000 euro il bottino della rapina compiuta all'ufficio postale del quartiere Santa Rita a Lanciano in via Sigismondi. Siamo brava gente, non vogliamo fare del male, hanno detto i due rapinatori alla direttrice Patrizia Ranieri, che racconta cos'è avvenuto attraverso la grata della finestra un paio d'ore dopo il fatto. Erano quasi le 8, stavamo aprendo l'ufficio, racconta la donna, quando l'impiegata e io ce li siamo trovati improvvisamente alle spalle e ci puntavano le pistole. Una volta all'interno del piccolo ufficio postale frequentato dai residenti del quartiere periferico, i due malviventi hanno cercato di rassicurare le due donne. Non vogliamo farvi del male, rubiamo per colpa della crisi, hanno detto mentre aspettavano l'apertura della cassaforte a tempo. Erano molto calmi, racconta ancora la direttrice, e anch'io sono rimasta incredibilmente calma, tanto che credevo quasi di essere stata ipnotizzata. Rubiamo per necessità, hanno continuato i due rapinatori, dopo aver legato strette delle fascette di filo elettrico intorno ai polsi e alle caviglie delle due malcapitate. Ancora visibili le escoriazioni sulla pelle, come certificato dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai carabinieri della stazione di Lanciano. I due uomini avevano il volto scoperto, nessun accento particolare, indossavano dei cappellini. Mentre attendevano l'apertura della cassaforte a tempo alle 8.20, uno di loro ha continuato a parlare, rivolto alla direttrice. «Che ti importa se rubiamo questi soldi? Mica sono tuoi, sono dello Stato». Poi i due rapinatori hanno afferrato il denaro, mettendolo in una busta e sono fuggiti. Fuori c'era un complice ad attenderli in auto. Non sono dei Robin Hood, ma erano sicuramente dei professionisti, commenta il capitano Massimo Capobianco, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lanciano. Oltre al danno, quindi anche la beffa della presa in giro di due donne indifese. Sul posto è intervenuto anche il personale della scientifica dei carabinieri. Il commento del sindaco Mario Pupillo, che annuncia a breve l'installazione di 30 telecamere per la videosorveglianza in città. Ancora cronaca, ora andiamo a Pescara. Tre cittadini albanesi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e oltre un chilo di cocaina purissima sequestrata. E questo il bilancio dell'operazione Pindaro, portata a termine nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara. Il blitz dei militari, coordinati dal maggiore Massimiliano Di Pietro, è scattato al termine di un'attività di osservazione e pedinamento nei confronti dei tre giovani notati a girarsi in modo sospetto in Viale Pindaro. I tre albanesi arrestati sono un 26enne, un 31enne e un 20enne. Nelle perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati in possesso di 1,1 kg di cocaina e 14.000 euro in contanti nascosti nella camera da letto, probabilmente provente della cessione di droga. L'operazione del nucleo investigativo ha probabilmente bloccato un'importante immissione di cocaina, probabilmente destinata a frequentatori della movida pescaresa. Al dettaglio, la cocaina avrebbe fruttato circa 100.000 euro. E ora invece parliamo di una protesta. Questa mattina i lavoratori di Maiella Morrone hanno inscenato una protesta davanti alla sede della regione di Viale Bovio a Pescara. Dopo mesi di promesse, i lavoratori attendono ora una risposta. Il servizio.
Prosegue la protesta dei dipendenti dell'azienda Maiella Morone qui dinanzi la regione a Pescara. Avete appena incontrato il sottosegretario Mazzocca. Qual è stato l'esito di questo incontro? Aria fritta come ci immaginavamo, cioè nessuna risposta concreta se non un'esternazione di solidarietà. Come sempre sono tutti solidali, fate bene a protestare, è giusto protestare, però poi alla fine non, in realtà una soluzione non esce fuori da nessuno, non gliene può fregare di meno. Questo è un piano politico, portare avanti la cosa fino a che non si sono fatti i loro sporchi affari, non hanno sistemato le cose nel migliore del modo, dei modi per loro e non per noi. La sofferenza dei lavoratori è l'ultimo dei loro problemi e si devono proprio veramente vergognare. Vogliamo un attimo ricordare qual è la vostra situazione? Allora, la società è entrata in sofferenza da anni, quindi sono anni che noi non percepiamo più gli stipendi alla data canonica, cioè quando si devono avere, ma sempre con ritardi di 2, 3, 4 mesi, fino ad arrivare a maturare 11 mesi. Quindi siamo stati costretti a fare azioni pesanti, occupazioni e lavorare, tutto senza interrompere il servizio, proprio perché si tratta sempre dei servizi essenziali. Avete presente una cosa a ping pong che dura da anni sulla pelle dei lavoratori. E questa mattina a protestare davanti al Palazzo della Regione c'erano anche i lavoratori ex interinali di Attiva in attesa di una stabilizzazione, e con loro c'era anche l'onorevole di SEL Gianni Malilla che ha dichiarato quelle che possono essere le strade da seguire. Vediamo. Anche i lavoratori interinali ex Attiva hanno protestato questa mattina davanti la sede della regione in Viale Bovio a Pescara. Le maestranze chiedono la stabilizzazione e aspettano risposte importanti dalla politica entro poche ore. In caso contrario sarà protesta ancora più dura. Da voci ufficiali, dal nostro portavoce ufficiale, è passato l'onorevole Melilla, il quale avrebbe fatto capire, trapelare tra le righe, che da Roma potrebbero arrivare risposte negative, quindi si va avanti, secondo le loro intenzioni, si potrebbe andare avanti solo tramite selezione pubblica e quindi tramite tirocinio, tramite lavoro socialmente utili, 600 euro al mese. E a questo punto io mi prendo le mie responsabilità, a questo punto è guerra. E l'onorevole Gianni Melilla di Sinistra Ecologia e Libertà ha spiegato ai nostri microfoni quelle che ad oggi sono le strade che si stanno percorrendo per trovare una soluzione al problema. Il canale principale è ancora in attesa di una risposta, che è quello che è stato attivato presso il Ministero del Lavoro con un interpello specifico. Per quanto riguarda il Ministero della Funzione Pubblica, avevamo fatto un tentativo per cercare di sbloccare da un punto giuridico le questioni nell'ambito del riordino della pubblica amministrazione. A mio avviso la via principale è quella di una selezione pubblica che il Comune deve fare, evitando gli errori fatti nel passato, perché su questa vicenda c'è stata una sciatteria assolutamente colpevole da parte di Attiva, che doveva gestire in modo assolutamente più serio questa vicenda, che ha delle ripercussioni sulla vita delle persone in modo drammatico, e quindi si sbaglia a sottovalutare questo problema. Confronto tra la UIL Abruzzo e i vertici della sanità abruzzese. L'obiettivo comune è quello di rendere più efficiente il servizio per i cittadini. Il servizio di Paolo Renzetti. Ad un mese dalla possibile uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento della sanità, la UIL cosa chiede proprio alla Regione in materia sanitaria? Che se recupereremo la libertà dopo il commissariamento non la usiamo male come in passato quando siamo diventati Regione Canaglia, ma la utilizziamo per evitare di andare avanti con una politica di due tempi in cui c'è prima la razionalizzazione ma gli investimenti non si vedono mai. Chiediamo un piano di investimenti per potenziare la sanità sul territorio in alternativa all'uso scorretto dell'ospedale. In sintesi, una sanità sempre più vicina al cittadino.
Sì, possibilmente una sanità che sappia mettere il paziente al centro del sistema. La Regione cosa risponde? Sta rispondendo con atti programmatori importanti che comportano delle riforme di modelli organizzativi della nuova sanità, così come ci viene chiesta dallo Stato e così come lo Stato lo sta chiedendo a tutte le regioni d'Italia. Voglio tranquillizzare i cittadini, non ci saranno tagli di posti letto, ci sarà un miglioramento in settori come quello della riabilitazione e della lungodegenza. Nel contempo si è messo in migliore qualità e migliore sicurezza tutta la rete delle emergenze, quindi le reti per l'infarto, per l'ictus, per i politrauma sono stati migliorati, qualificati negli atti programmatori, e a questi atti programmatori i direttori generali dovranno adeguarsi nei loro investimenti futuri e successivi. Si è svolta ieri pomeriggio nella sala del Senato dell'Università di Teramo la riunione per analizzare i progetti del master plan della regione Abruzzo che riguarderanno la città di Teramo, e all'incontro, c'è coordinato dal rettore Luciano D'Amico, ha partecipato anche il governatore della regione Luciano D'Alfonso. Ci dice tutto Elisa Leuz. Analizzare i progetti del master plan della regione Abruzzo che riguarderanno Teramo città. Questa la finalità della riunione svoltasi ieri sera presso l'Ateneo Teramano, coordinata dal rettore Luciano D'Amico e presieduta dal governatore Luciano D'Alfonso. I quattro progetti presentati sono la realizzazione della funicolare di Colleparco per il collegamento città-università, la cittadella delle arti nell'ex manicomio, la realizzazione di un polo agro-bioser, una sinergia tra IZS e università, infine la realizzazione di uno studentato e un centro culturale internazionale nella sede dell'ex rettorato di Viale Crucioli. Gli interventi prevedono un accordo di programma tra istituzioni per una riqualificazione urbanistica di Teramo per un totale di 120 milioni. Agli 80 milioni previsti dal masterplan si aggiungeranno infatti 40 milioni. Teramo è la prima della classe, perché quando si lavora in anticipo, ci si prepara, si fanno bene i compiti a casa, poi gli esami si passano con la lode. Qui ho trovato un prodotto molto avanzato che ci facilita. Facilita non soltanto il ruolo dell'università, della città di Teramo e della provincia, ma anche il ruolo della regione. Cambia il volto, arricchisce le funzioni della città e fa di Teramo un centro di rilievo nazionale, in alcuni casi anche internazionale, per la ricerca, per il trasferimento tecnologico, ma anche per l'idea, direi, di ripensare la città e le funzioni che può erogare sul territorio. La Regione Abruzzo oggi ha siglato un accordo con le forze dell'ordine per incrementare controlli e sicurezza per tutti quelli che sono i mezzi di trasporto pubblico della società TUA. Vediamo. Sarà incrementata la sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico gestiti dalla società TUA, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina tra la Regione Abruzzo, le forze di polizia e la società unica di trasporto. Il presidente D'Alfonso ha parlato di un protocollo che soddisfa un fabbisogno di sicurezza sempre più in crescita, così come percepito da coloro che usano i mezzi pubblici, anche alla luce della spinta di Bruxelles verso l'uso del mezzo pubblico. Le donne e gli anziani sono i soggetti più esposti al rischio, come ha evidenziato D'Alfonso. Sulla stessa linea il presidente di TUA Luciano D'Amico, per il quale sono sempre più numerose le aggressioni periodicamente subite dallo stesso personale dei mezzi. L'intesa, ha detto, ci consente di programmare un servizio che certamente migliorerà la qualità dell'offerta per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli, e la qualità del lavoro del personale. Per il generale Claudio Quarta si dà risposta ad un problema che si trascinava da tempo. In questo modo saremo il più possibile a disposizione della comunità. Per il generale Flavio Anello la convenzione è anche un aiuto indiretto alle finanze dei militari. Il protocollo infatti prevede di incrementare la sicurezza sia dei viaggiatori e sia del personale di bordo. A tal fine è consentita la circolazione a titolo gratuito degli appartenenti alle forze di polizia che prestano servizio nella regione Abruzzo. La legge regionale 24 marzo 2015, disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale, stabilisce che la regione Abruzzo può infatti
stipulare specifiche intese con i rappresentanti delle forze di polizia e delle aziende esercenti il trasporto pubblico per concessione e contratto di servizio volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi e gli appartenenti delle forze di polizia. Il presidente della Giunta D'Alfonso ha anticipato di voler ampliare la convenzione anche con Trenitalia. In questo momento la Regione sta rinegoziando il contratto di servizio. Il presidente ha infine ringraziato per l'esito positivo della procedura i consiglieri regionali anche di opposizione e in particolare Lorenzo Sospiri per il contributo offerto anche in sede di redazione della norma. Esercitazione congiunta di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco a Fara San Martino in provincia di Chieti, stipulata nell'occasione anche una convenzione tra i due corpi che si occupano anche di soccorso in alta quota. Vediamo. Gole di San Martino nel comune di Fara, pareti a strapiombo, radenti come lame nel massiccio della Maiella, in pieno parco. Di grande suggestione l'esercitazione congiunta di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, in sinergia nel soccorso di media alta montagna e in ambienti particolarmente difficili. L'esercitazione, che ha visto decine di uomini e mezzi, è stata divisa in due scenari. Nel primo è stata eseguita l'applicazione di un protocollo ricerca persona dispersa in un ambiente montano e successivo ritrovamento attraverso squadra a terra con l'ausilio di unità cinofile coordinate da tecnici esperti in topografia applicata al soccorso. Nel secondo un incredibile intervento tecnico urgente per prestare soccorso ad un alpinista pericolante durante un'arrampicata su roccia, con successivo recupero da parte di personale altamente specializzato di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco con l'ausilio di un elicottero Augusta. Successivamente è stato firmato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco per implementare le sinergie tra le due amministrazioni. In montagna sono vari attori istituzionali che possono intervenire, varie forze di polizia, ed è importante conoscersi a vicenda. Oggi mettiamo un tassello su questa conoscenza a vicenda. Cosa si sente di dire a chi intraprende l'attività nelle nostre montagne? Prima ancora di poter pensare a un percorso, capire bene l'abbigliamento da indossare, conoscere bene il percorso e soprattutto le condizioni meteo. È il primo compleanno di Campagna Amica e si stila il bilancio di quello che è stato il primo anno di attività del mercato a chilometro zero promosso un anno fa dalla Coldiretti di L'Aquila. Germana D'Orazio. Compie il primo anno il mercatino di Campagna Amica, allestito all'Aquila sul piazzale del centro commerciale di Via Panella. Il prodotto a chilometro zero e la qualità originale rimane il primo obiettivo dei consumatori ormai affezionati al mercatino, presente ogni venerdì mattina. Allora, siamo enormemente soddisfatti di questa esperienza, averlo fatto nel capoluogo di provincia L'Aquila dopo le note vicende degli anni passati, quindi abbiamo dato anche noi il nostro contributo per dare vitalità all'economia locale e nello stesso tempo abbiamo consentito ai nostri produttori del territorio di poter offrire i prodotti tipici e della tradizione aquilana, delle campagne aquilane, direttamente ai consumatori del capoluogo di regione. Campagna Amica, diciamo, come fondazione, come mercato a chilometro zero, inizia ad essere una realtà molto concreta. Sono diversi anni che appunto siamo presenti in diverse piazze. L'Aquila, questo è il nostro primo compleanno, quindi il nostro primo anno qui all'Aquila, e devo dire che tutto sommato c'è una bella risposta anche da parte delle persone. Io personalmente sono un giovane, mi sono insediato nel 2009 in agricoltura, anche se vengo da una famiglia di agricoltori, però devo dire che oggi come oggi c'è molto più interesse, anche i miei coetanei si avvicinano a questo settore con molto più interesse e anche con molta più competenza, nel senso che c'è una visione diversa rispetto all'agricoltura tradizionale, si vuole presentare qualcosa di nuovo, si vuole scoprire qualche prodotto antico, c'è una voglia di fare e di fare meglio. Sabato e domenica anche nella nostra regione torna l'appuntamento con le giornate del FAI. Parliamo di questi due giorni del FAI, 19 e 20 marzo, Abruzzo e Molise, tanti luoghi da visitare nell'ambito di questa 24esima edizione. Apriamo quest'anno una serie di luoghi lontani da quelle che sono le principali sedi che abbiamo usato negli anni passati, quindi abbiamo lasciato i nostri capoluoghi e ci siamo andati ad addentrarci invece nei piccoli centri. Questi piccoli centri sono
un po' il nostro fiore all'occhiello, sono qualche cosa di assolutamente ricercato all'estero. Ci sono oggi delle situazioni che si sono create anche in America, dove il modo di vivere, il modo della fruizione della vita nel nostro Abruzzo è stata addirittura inserita nei primi posti al mondo come qualità. E questo è qualcosa che dobbiamo mantenere, tenendo conto che aggiungiamo a questa qualità della vita anche la bellezza di quelli che sono il nostro ambiente, che sono i nostri paesaggi, che sono i nostri piccoli borghi, che sono i nostri parchi nazionali. Abbiamo praticamente tutto da mostrare. L'importante è che ci rendiamo conto del valore di quello che abbiamo e soprattutto quello di renderlo sempre più fruibile e quindi con un vantaggio anche di ritorno economico su queste cose, perché sviluppare il turismo sulle nostre coste, sui nostri monti, nei nostri parchi, nei nostri borghi è quanto di meglio ci sia per lo sviluppo del nostro territorio. Ora apriamo la pagina dello sport e vediamo quelli che sono i match per l'11ª giornata di ritorno della Serie B. Iniziamo dal Pescara. Verre, Crescenzi e Zampano sono pronti a tornare nell'11 titolari del Pescara in vista del difficile match di domenica con il Crotone. Il tecnico Oddo potrebbe optare per Rolando Mandragora al centro della difesa al fianco di Fornasier. La vittoria manca da 7 giornate, ma per i biancoazzurri la partita può ancora rappresentare l'occasione giusta per invertire la rotta anche sotto il profilo dei risultati. Andrea Costantini. Nella fase più difficile della stagione della gestione tecnica di Massimo Oddo, per il Pescara è il momento di tirare fuori gli artigli per non compromettere anche l'accesso ai playoff. La partita di Crotone, per quanto difficile, può essere quella giusta per ridare slancio ad un gruppo provato dalla carenza di risultati delle ultime uscite. Il Crotone gioca e lascia giocare e questa volta l'11 di Massimo Oddo non avrà di fronte una squadra chiusa e sarà più libera di esprimere le proprie capacità di fraseggio che alimentano la fase offensiva. Torneranno a disposizione Verre e Crescenzi, rientrerà Zampano e ciò servirà a ritrovare alcune di quelle certezze venute a mancare negli ultimi tempi. In difesa potrebbe toccare nuovamente a Mandragora, al centro della difesa con Fornasier. A quel punto partirà dalla panchina Suleiman Diamutene, che in settimana è tornato biancazzurro con grande entusiasmo. C'ho voglia di mettermi in gioco perché ancora c'ho tanta voglia, tanta voglia di sfondare ancora e quindi ho avuto un po' di problemini nel passato, però comunque non voglio tornare dietro. Adesso mi è arrivata questa opportunità, veramente lo voglio ottenere veramente stretta, con la massima impegno, con poche parole e veramente sudare molto in campo. Fisicamente sto bene perché non mi sono mai fermato da quasi 3-4-5 mesi, non mi sono mai fermato. Il Crotone però gioca davanti al pubblico amico, vuole tenersi il primato e punta ad un doppio riscatto, dal secco 3-0 di una settimana fa a Brescia e soprattutto dal 4-1 dell'andata, quando il Pescara sfoderò una delle migliori prestazioni stagionali, annichilendo l'11 di Ivan Juric. La Serie A è vicina, ma guai a rallentare, come conferma sul sito ufficiale del Crotone il portiere Alex Cordaz. Dobbiamo affrontare tutte le partite al massimo e cercare di ottenere il maggior numero di punti possibili, il prima possibile. È pericoloso parlare di amministrare dei punti in più o quant'altro, quindi credo bisogna essere concentrati e concreti e portare a casa tutto quello che si riesce a portare. Ma il Pescara è una grandissima squadra, penso una delle più attrezzate del nostro campionato. Hanno avuto un momento difficile, ma credo che ormai per loro sia alle spalle, perché appunto una partita come quella che arriva domenica possa dare grande motivazione a loro, visto che devono recuperare parecchio terreno. Virtus Lanciano quasi al completo per l'impegno di domani al Biondi contro il Cesena. Il tecnico Maraiulo ripartirà dalla coppia d'attacco composta da Ferrari e l'ex Marilungo. Ci saranno anche Cragno e Di Francesco, che subito dopo risponderanno alla chiamata del selezionatore dell'Under 21 di Biagi. Una parziale buona notizia è arrivata alla vigilia del match col Cesena per la Virtus Lanciano. Ieri il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato la decisione in merito al deferimento per il mancato pagamento di contributi e ritenute ai propri tesserati entro lo scorso 16 dicembre relativi alle mensilità da luglio a ottobre 2015. Questo al fine di acquisire ulteriori atti ritenuti necessari ai fini della definizione del procedimento. Se ne riparlerà il prossimo 14 aprile e per la società si aprono spiragli per evitare altri due punti
di penalizzazione che potrebbero compromettere la rimonta salvezza, viste le distanze così ravvicinate nella zona bassa. Una rimonta che ora passa per due tappe consecutive casalinghe, Cesena domani e Perugia nel sabato prepasquale. I romagnoli di Massimo Drago sono in un discreto momento, a Como sono tornati a vincere in trasferta, seppur in rimonta, tre punti che hanno portato i bianconeri al quarto posto a due lunghezze dal Novara terzo. Le scelte del tecnico cesenate potrebbero essere condizionate dalle nazionali. Chessi e Cone sono in diffida e potrebbero partire dalla panchina, altrimenti rischiano di saltare la gara con il Latina, per la quale, a causa delle convocazioni, Drago sa già di non avere Djuric, Magnusson e 4 under 21. Il centravanti bosniaco guiderà l'attacco con il sostegno di Ciano e Ragusa. Anche Primo Maragliulo, la prossima settimana, perderà i convocati in under 21, Cragno e Di Francesco. Per quest'ultimo è la prima chiamata, ma entrambi saranno domani della partita e sono due dei principali artefici della svolta nei risultati, coincisa con l'avvento del neotecnico. Di nuovo a disposizione Salviato, se sarà titolare Aquilanti tornerà al centro. Per il resto ballottaggio Vasto La Rocca in mediana, intoccabili l'ex Marilungo e Ferrari in avanti, con Bonazzoli pronto a dare forze fresche a gare in corso. Dirigerà l'incontro Luigi Nasca della sezione di Bari. Ora la Lega Pro, domani alle 16.30 il Teramo sarà di scena ad Arezzo, dubbi circa le presenze di Petrella e Perrotta, l'attaccante è alle prese con il riacutizzarsi del problema muscolare avuto alcune settimane fa, il difensore deve smaltire un attacco influenzare, la gara arriva alla fine della settimana in cui è avvenuto l'incontro chiarificatore tra il presidente Campitelli e il tecnico Vincenzo Vivarini, e anche in questo ha parlato l'allenatore biancorosso alla vigilia della gara, lo ascoltiamo. Siamo fatti una chiacchierata perché è giusto che si faccia una chiacchierata. Abbiamo, diciamo, parlato e c'erano delle cose che lui non sapeva. Io, presidente, l'ho sempre capito perché so che lui è un grande tifoso e di conseguenza è uno che vuole vincere come il sottoscritto, e questa è una cosa che bene o male ci lega molto e che mi fa capire le sue esternazioni, e penso che c'era bisogno di parlare perché io dovevo dare delle spiegazioni, no? Perché è giusto che voglio dire, il presidente deve essere sempre informato di tutto. Se non vinci, il primo a lamentarsi sono io, anche se magari io non lo faccio davanti ai microfoni, però mi arrabbio tanto. E la stessa cosa i giocatori e i tifosi e tutti. Quindi questo significa che veramente ci sta voglia da parte di tutti, da parte dei tifosi, della società, dello staff tecnico, i giocatori che vogliono vincere. Questa è una mentalità che abbiamo e ce la dobbiamo mantenere stretta, e quindi di conseguenza adesso speriamo che gli attaccanti, ma non, a me mi basta anche che un terzino faccia gol, quindi è importante che vinciamo. Capuano è anche molto molto bravo nel preparare le partite e sicuramente farà di tutto per non farci fare il solito nostro gioco, e noi dobbiamo invece essere bravi a incanalare la partita sulle cose che sappiamo fare bene noi. Ora invece l'Aquila, i rossoblù di Perrone, si giocano una fetta di stagione contro la vice capolista Pisa. C'è urgente bisogno di punti per uscire dalla zona play-out, ci dice tutto Gianmarco Menga. È il momento più delicato del campionato. L'Aquila riceve il Pisa al Fattori nella prima delle ultime 8 partite che sanciranno il futuro in Lega Pro degli uomini di Perrone. I rossoblù, reduci da 2 stop consecutivi, non possono più sbagliare una virgola per uscire il prima possibile dal baratro play-out. La sconfitta di Sant'Arcangelo ha portato paura e insicurezze mascherate dalle dichiarazioni dei diretti interessati nel corso della settimana. D'altro canto, però, affrontare la vice capolista del girone proprio in questo momento potrebbe rappresentare un doppio stimolo per smuovere la classifica e fare le scorte di autostima. Sul fronte formazione, Perrone sembra orientato a cambiare sistema di gioco, dal 3-4-3 al 3-5-2. In difesa tornerà Maccarrone con Pesoli e Cosentini. In mediana De Francesco dovrebbe agire da quinto a destra, complice le non perfette condizioni di Triarico, mentre a sinistra ci sarà uno tra Piva e Ligorio.
In mezzo confermati Benzaia e Manuel Mancini, con uno tra Bulevardi e Milicevic. In attacco San Domenico e Perna, con De Sousa e Ceccarelli pronti a subentrare. Nel Pisa il dubbio in più importante è quello del capitano Rozio, che è out per un problema muscolare. In attacco Gattuso punterà sui soliti Eusepi e Lores Varela. Appuntamento alle 15 al Fattori. E con lo sport si conclude anche la terza edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.